Seba. salutiamo Massimo Carlotto per parlare di Xenia, il primo di un progetto molto ambizioso, quattro libri per Einaudi, Le Vendicatrici, scritto insieme a Marco Videtta. La prima domanda che viene spontanea è come mai hai articolato un progetto su ben quattro libri, che dovrebbero essere stati già quasi tutti e quattro scritti, o no? Sì, no, sono scritti. No, all'inizio il romanzo era uno solo, poi alla fine avevamo così tanto materiale, quattro personaggi così belli e straordinari, che alla fine abbiamo deciso di fare quattro romanzi. Però non aveva senso proporre quattro romanzi in 4 anni come si fa normalmente. Allora ho chiesto alla casa editrice di accorpare i tempi e è venuto fuori questo esperimento di quattro romanzi in 6 mesi. La vendetta, e questo è il tema forte che emerge anche dal bellissimo book trailer che avete fatto con Francesca Einaudi. Cos'è per te la vendetta, soprattutto delle donne, e quindi di chi subisce? Ma la vendetta delle donne, di queste donne in particolare, è la rivolta delle vittime, la sacrosanta rivolta, primo passo verso una vita degna attraverso la vendetta che è un atto di giustizia necessaria. Si parla in questo periodo tristemente molto di femminicidio. In queste donne si vede anche un riscatto, cioè leggere di queste avventure una sorta anche di riscatto emotivo. Tu come lo vedi questo momento storico? Ma noi abbiamo cominciato a lavorare alle Vendicatrici 3 anni fa e c'era e si vedeva già quello che sarebbe successo. I segni c'erano tutti. E per noi scrivere questo progetto significa raccontare la storia di quattro donne che si vogliono affrancare dagli uomini sbagliati e conquistarsi una vita degna. Cioè si mettono insieme perché sanno che mettendosi insieme riescono a salvaguardare i sentimenti, quelli grandi, quelli che fanno la differenza, come l'amore, la solidarietà, l'amicizia, e loro è un progetto di vita che passa attraverso la vendetta. Il noir che arriva forse un po' prima, dove non c'è più il giornalismo d'inchiesta. Beh, sì, ormai da tempo purtroppo il noir copre questo grande buco lasciato proprio dalla scomparsa del giornalismo d'inchiesta, lavorando come giornalisti d'inchiesta per raccogliere materiale, talvolta indovini, anticipi, e questo è purtroppo un segno dei tempi. Senti, anche questo libro è scritto a quattro mani. Tu con Marco Videtti avevi già fatto Nord-Est, ma hai avuto altre esperienze di questo tipo. Come lavori insieme a qualcun altro? Ma innanzitutto c'è bisogno di un grande affiatamento e dopodiché bisogna avere un po' di metodo. Il metodo migliore secondo me è quello di costruire delle trame molto solide e poi immaginare il romanzo per scene, dividersi le scene e poi una volta scritto tutto cominciare a omogeneizzare la scrittura con l'obiettivo che venga fuori un terzo scrittore. Senti, allora, Xenia, la prima delle quattro vendicatrici di Massimo Carlotto e Marco Videtta, appena uscito il primo per Einaudi, ringraziamo molto Massimo Carlotto. Ciao. Grazie Ciao, Massimo, grazie. ciao.